Questo è il primo talk di Decifri Sia Tesi 2022. Sono molto contento di avere qua con noi Giada Sciaretta. Giada è stata la mia laureata diversi anni fa e poi ha fatto una brillante carriera nella Fondazione Bruno Kessler. Si è occupata di vari temi, tra cui l'identità digitale, e il suo seminario di oggi sarà proprio sulla carta d'identità elettronica. Vai Giada. Grazie mille dell'invito e della presentazione. Allora, passo alla condivisione dello schermo e mi dite se lo vedete correttamente. Dovreste vedere a tutto schermo ora la presentazione. Sì, si vede, vai. Perfetto. Allora, buongiorno a tutti. Come annunciato, il seminario di oggi tratterà la carta d'identità elettronica e in particolare nel contesto italiano viene abbreviata con CIE e anche una metodologia che all'interno della nostra unità stiamo sviluppando per l'analisi della sicurezza e il rischio di protocolli di autenticazione. Innanzitutto perché è importante parlare di protocolli di autenticazione e di identità digitale. Come i numeri in slide mostrano, c'è stato un incremento nell'utilizzo di servizi online. Anche in questo periodo di pandemia si è registrato un aumento, ovviamente perché le persone non potevano più recarsi fisicamente in determinati uffici e quindi ne è stata offerta una controparte remota. Quindi, se da una parte questo è un aspetto assolutamente positivo, dall'altra in termini di sicurezza ha portato anche tutta una serie di incrementi di attacchi informatici, in particolare di phishing e malware. Quindi quello che stiamo facendo all'interno dell'unità di ricerca Security and Trust della Fondazione Bruno Kessler è, tra le altre cose, anche la definizione di una metodologia per l'analisi della sicurezza e del rischio di protocolli di questo tipo. In particolare stiamo adottando una metodologia a due livelli. Innanzitutto lavoriamo alla progettazione della soluzione seguendo un paradigma security by design, quindi cercando di integrare gli aspetti di sicurezza fin dalle prime fasi della progettazione e poi un'analisi di sicurezza e rischio più automatica possibile per assistere sia i designer che gli sviluppatori nell'analisi. Stiamo applicando questa metodologia in diversi contesti e quello che vedremo oggi insieme è il lavoro che stiamo facendo con la collaborazione che abbiamo col Poligrafico e Zecca dello Stato italiano. E abbiamo questa collaborazione dal 2017, il tutto è partito con un laboratorio congiunto e ora stiamo portando avanti la collaborazione con un'azienda in-house chiamata Future Conoscenza. Obiettivo di questa collaborazione è la progettazione e l'analisi di soluzioni innovative di identità digitale e in particolare basate sulla CIE. Quindi, cosa vedremo in questo seminario? Innanzitutto vedremo che cos'è la CIE e alcuni casi d'uso di suo utilizzo. Poi andremo a vedere un po' meglio nel dettaglio cosa è contenuto nel chip della carta e infine andremo a vedere come abbiamo applicato la nostra metodologia di analisi di sicurezza e rischio. Partiamo quindi da che cos'è la carta d'identità elettronica. Allora, innanzitutto la carta d'identità elettronica è il documento d'identità di un cittadino italiano e viene rilasciato dal Ministero dell'Interno e prodotto dal Poligrafico Zecca dello Stato italiano e va a sostituire quella che è la versione cartacea della carta d'identità. Quindi un primo utilizzo della carta d'identità è per quella che è l'identificazione fisica, quindi ogni qualvolta a un cittadino è richiesto di fornire il proprio documento, ad esempio per un controllo da parte delle forze dell'ordine. E quindi, similmente alla carta d'identità cartacea, sulla CIE sono presenti i dati personali, la foto del cittadino, e rispetto alla versione cartacea sono stati migliorati quelli che sono gli elementi di sicurezza fisici come ologrammi e inchiostri speciali usati per la stampa. Questo per prevenire possibili contraffazioni. Invece quello che distingue la versione cartacea da quella elettronica è proprio il fatto che nella versione elettronica c'è un chip e all'interno di questo chip sono salvati
gli stessi dati, quindi dati personali, la foto del cittadino. I dati possono essere estratti tramite una tecnologia NFC e per essere letti hanno bisogno di una chiave di accesso. Questa chiave può essere derivata o dal CAN, che è un numero che è presente sul fronte della carta, oppure dal MRZ, che è una stringa presente nel retro della carta. E, insieme alla foto e ai dati personali sono presenti anche le impronte digitali del cittadino. Le impronte non sono accessibili a tutte le applicazioni, quindi diciamo che le applicazioni che usiamo quotidianamente non possono accedere alle nostre impronte, ma sono, l'accesso è permesso solo a autorità di controllo con specifiche autorizzazioni, come le forze dell'ordine. E quando vengono utilizzati questi documenti elettronici, qual è il vantaggio di avere anche i dati nel chip? Innanzitutto si possono utilizzare per automatizzare i processi di identificazione, ad esempio tramite l'estrazione dei dati possono essere usati nel contesto di una verifica a un tornello per entrare in un edificio, oppure possono anche essere usati per migliorare quelli che sono gli attuali controlli. Perché estraendo i dati dalla carta se ne può verificare l'autenticità, l'integrità e quindi si può essere più sicuro che non siano dati contraffatti. E, in aggiunta, quando si è in dubbio sull'identità della persona, perché ad esempio assomiglia alla foto presentata sulla carta ma non si è sicuri, in quel caso si può usare anche la biometria, sempre appunto per quanto riguarda le forze dell'ordine. Abbiamo detto che quindi per estrarre dati si può usare la tecnologia NFC e gli attuali smartphone, la maggior parte degli attuali smartphone, supportano questa tecnologia. Quindi anche voi, se volete, potete provare a estrarre i dati contenuti nella vostra carta e ad esempio il Poligrafico Z dello Stato ha rilasciato un'applicazione chiamata IDEA che è scaricabile gratuitamente e può essere usato proprio per questo caso d'uso. L'idea permette l'estrazione sia dei dati della carta d'identità che del passaporto. Ora, abbiamo visto come la carta d'identità è quindi possibile utilizzarla come per l'identificazione fisica di una persona, ma è anche utilizzabile per l'autenticazione online. Infatti, intorno alla carta è stato costruito uno schema di autenticazione chiamato EntraConCIE, che permette proprio ai cittadini di autenticarsi tramite la carta ai servizi online della pubblica amministrazione o di privati. E il bottone EntraConCIE lo vedrete sempre più sui siti della pubblica amministrazione perché grazie al decreto semplificazione è stato equiparato a login con SPID e questo è dovuto anche al fatto che nel 2019 la soluzione EntraConCIE è stata accettata dall'Unione Europea, dalla Commissione Europea, in quanto soddisfava i requisiti richiesti dal regolamento EIDAS. E in particolare la nostra unità ha collaborato nella progettazione dello schema EntraConCIE e della notifica presso la Commissione Europea. In quali scenari un utente può accedere con CIE a un servizio online? Ci sono diverse appunto scenari. Il primo può essere in uno scenario total desktop in cui l'utente sta usando il proprio PC e tramite un lettore esterno, contactless, inserendolo alla porta USB può leggere la carta. Altrimenti può accedere in uno scenario total mobile in cui l'utente sta accedendo a un'applicazione nativa o sul browser del dispositivo e legge la carta tramite l'NFC del proprio cellulare. E infine anche in uno scenario ibrido in cui sta usando il proprio PC e usa il cellulare come lettore. Vediamo ora cosa rende possibile l'autenticazione online con la CIE. Allora, abbiamo detto che la CIE può essere usata principalmente in due scenari, l'identificazione fisica e l'autenticazione online. Questi due scenari sono supportati all'interno del chip da due applicazioni diverse. Una che si basa sullo standard ICAO MRSD e l'altra invece che si basa sullo standard IaaS ECC.
In questo seminario andremo a trattare la seconda applicazione, quindi quella che permette di fare l'autenticazione online. Vediamo quali sono le entità coinvolte. Allora, abbiamo innanzitutto il cittadino che vuole accedere a un servizio tramite la sua carta e come lettore utilizza in questo caso un cellulare. Secondo lo standard, la prima cosa che va effettuata è l'instaurazione di un canale sicuro. Quindi la prima cosa che bisogna fare tra la carta e il terminale è uno scambio di chiavi, di firma, e poi seguita poi da una mutua autenticazione. Quindi il terminale si deve autenticare con la carta e la carta poi con il terminale. Una volta instaurato un canale sicuro, il cittadino può inserire il proprio PIN. Infatti, in fase di rilascio della carta, viene fornito al cittadino anche un PIN di 8 cifre e questo PIN dovrà essere usato ogni qualvolta l'utente si vuole autenticare online. E una volta inserito il PIN, viene sbloccata la chiave privata del cittadino e viene poi usata per firmare una challenge che viene inviata dal servizio a cui l'utente vuole accedere. Quindi l'autenticazione avviene tramite un protocollo challenge response. Vediamo un po' più in dettaglio i diversi step che compongono questo standard. Allora, abbiamo detto che per prima cosa c'è lo scambio di chiavi, quindi il terminale andrà a leggere i parametri di dominio della carta e genererà una coppia di chiavi, la pubblica la invia alla carta, la carta poi genera le sue chiavi e invia la pubblica al terminale. A questo punto possono calcolare il token di autenticazione con cui poi generano la chiave di sessione. Quindi questo ci va a proteggere da possibili eavesdropping, attacchi di eavesdropping. Quello che non ci protegge ancora è un possibile man in the middle. Le successive due fasi vanno a proteggere anche da questo attacco. Vediamo la prima, quindi l'external authentication, che è quella in cui il terminale si autentica con la carta. In questo caso il terminale deve condividere con la carta il certificato, questo certificato viene validato dalla carta e poi si tratta ancora di un protocollo challenge response, quindi la challenge verrà inviata dalla carta al terminale che dovrà firmare con la propria chiave privata. È importante notare che nel caso italiano, per una scelta legata a costi, a complessità dell'infrastruttura, si è scelto di non utilizzare una vera CA per quanto riguarda il terminale. Quindi in realtà a tutti i terminali viene condivisa una coppia di chiavi dalle quali poi possono derivare un certificato e una coppia di chiavi. Questo ovviamente non va a innalzare la sicurezza nel sistema perché anche un attaccante potrebbe utilizzare queste chiavi per generare un certificato valido, ma viene eseguita per essere compliant con quello che è lo standard IASGC. Quello che invece è fondamentale che venga fatto è l'autenticazione della carta col terminale. Di nuovo si tratta di un protocollo challenge response e in questo caso abbiamo la protezione da un possibile man in the middle, perché il corrispondente insomma, della chiave privata che viene usato, quindi la chiave pubblica che viene usata per la verifica da parte del terminale, viene controllata tramite un file chiamato SOD che è all'interno della carta. Quindi la verifica di questa chiave pubblica da usare per controllare la response ci permette di bloccare un possibile attaccante in mezzo alla comunicazione. Una volta che abbiamo instaurato un canale sicuro, abbiamo detto che all'utente viene chiesto di inserire il PIN e questo va a sbloccare la chiave privata legata sul certificato della carta e che quindi può essere usata per firmare un'altra challenge response. In particolare questa challenge verrà inviata dal servizio a cui l'utente vuole accedere. Ora, nello schema in CIE ci siamo basati su questo standard, quello supportato dall'applicazione della carta, ma abbiamo aggiunto un ulteriore layer di autenticazione. Infatti, invece di richiedere al singolo servizio di generare una challenge e controllare la response e di fornire un'applicazione per la lettura della carta, queste funzionalità sono state esposte dal Ministero e il poligrafico eccetera dello Stato italiano ha rilasciato un'applicazione CID per la lettura della carta. Quindi quello che avviene
è un protocollo di federazione, quindi il servizio si deve federare con il servizio del ministero che fa da identity provider e in particolare il protocollo di federazione che abbiamo usato in questo caso è SAML 2.0. Stiamo adesso lavorando con il poligrafico per supportare anche un protocollo OpenID Connect. Quello che cambia comunque sono solo gli step indicati in verde, quindi l'idea è che l'utente vuole accedere, clicca il fatto che vuole accedere al bottone Entra con CIE, insomma. Questo fa sì che il servizio, in questo caso IMSS, richieda un'autenticazione all'identity provider. Questa appunto sarà una SAML request, quindi una richiesta di autenticazione. DDP apre l'applicazione, fa interagire con la carta e richiede la firma della challenge, controlla la response e poi solo se tutto è andato a buon fine ritorna un'asserzione di identità al servizio che l'ha richiesta. Dato che il servizio si fida dell'identity provider perché ha instaurato questa federazione, accetterà l'identità dell'utente. Ok, passiamo ora all'ultima parte del seminario che riguarda la metodologia di analisi e sicurezza. Abbiamo detto che il primo layer della nostra metodologia è proprio la progettazione, quindi andare a progettare la soluzione cercando di avere e di considerare la sicurezza dai primi step. E per poter fare progettare una soluzione abbiamo bisogno come input quelli che sono i requisiti funzionali di sicurezza della soluzione che si vuole progettare. Nel caso di questo seminario vi presentiamo il lavoro che abbiamo fatto per quanto riguarda lo scenario ibrido. Quindi quello che ci era stato chiesto era di progettare una soluzione che permettesse a un cittadino di autenticarsi sul proprio PC utilizzando come lettore il proprio smartphone, quindi l'applicazione CD. I requisiti che ci erano stati dati era di mantenere la soluzione passwordless, di continuare a utilizzare SAML per essere interoperabili con le soluzioni esistenti, per una questione di infrastruttura di non richiedere l'uso di servizi esterni o di database, e per una questione di usabilità di non richiedere una fase preliminare di binding tra il cellulare e il PC desktop. La scelta finale che abbiamo fatto dopo aver analizzato lo stato dell'arte di soluzioni ibride di questo tipo è ricaduta sull'uso di QR code. Vediamo ora due esempi di utilizzo di QR code sul mercato che magari vi sono capitati di utilizzare. Allora, se qualcuno di voi ha ad esempio Speed con Poste e ha usato una modalità ibrida, avrà visto che Poste dà la possibilità di utilizzare il QR code. Invece di inserire le proprie credenziali, username e password, l'utente può, tramite l'applicazione PostID, fare scan di un QR code e poi procedere con l'accettare l'autenticazione da smartphone. Un altro esempio è WhatsApp Web. Se volete accedere ai propri messaggi su un browser, potete farlo, vi verrà mostrato un QR code da scannerizzare con la vostra applicazione di WhatsApp. Ora, quelli che sono, oltre quindi alle soluzioni sul mercato che abbiamo analizzato, ci siamo soffermate anche su quelli che sono gli attacchi noti. E in particolare quello che riteniamo più critico è quello che viene chiamato QRL jacking, che è un attacco di tipo di social engineering. Vediamo di che cosa si tratta. Allora, tramite questo attacco, un attaccante è in grado di ottenere un QR code valido. Ad esempio, si connette a WhatsApp Web e ottiene un QR code. E poi, tramite l'inganno, fa sì che un utente vittima scannerizza questo QR code. Una volta che l'utente viene convinto e scannerizza il QR code, l'attacco è effettuato. L'attaccante si troverà tutti i messaggi della vittima sul proprio PC. Capite come questo è un attacco molto critico nell'uso di QR code per il login. Quindi quello che abbiamo fatto poi nella progettazione è stato cercare di introdurre tutta una serie di mitigazioni per andare a mitigare questo attacco. Quindi gli step successivi sono stati andare a definire il message sequence chart, quindi
lo scambio di messaggi e i tipi di controlli che le diverse entità devono effettuare per descrivere il flusso. E, qui per semplicità vediamo lo stesso flusso ma a livello di mockup. Allora, la prima cosa è un utente si trova appunto sul proprio PC e vuole entrare con la CIE, quindi cliccherà il bottone Entra con CIE. In modo trasparente all'utente quello che avviene è che il servizio contatta l'identity provider facendo, come abbiamo detto, una summon request, quindi richiedendo l'autenticazione dell'utente. Quindi l'utente si vedrà ridiretto sulla pagina dell'identity provider. A questo punto, nello scenario CIE verrà chiesto se continuare con un lettore oppure in questo scenario ibrido. L'utente seleziona lo scenario ibrido e viene chiesto il seriale della carta. Inserito il seriale della carta, verrà mostrato il QR code, che dovrà essere scannerizzato con l'applicazione CD. Quindi l'utente apre l'applicazione, scansiona il QR code e poi potrà interagire con la carta, quindi mette il PIN e avvicina la carta. Come abbiamo detto, tramite tecnologia NFC viene sbloccata la chiave privata e firmata la challenge. A questo punto l'utente sarebbe loggato. Quello che noi abbiamo fatto è introdurre un altro layer, che è la richiesta di inserimento di un codice che viene mostrato sul cellulare sul browser di partenza. Inserito il codice, l'utente è loggato, ma deve ancora dare i propri consensi, questo per una questione di privacy, e una volta consentito lo scambio di questi dati, l'utente si trova effettivamente loggato sul servizio. Quindi questo è il flusso che abbiamo, insomma, progettato per lo scenario ibrido. Abbiamo detto che nel fare questa progettazione abbiamo tenuto in considerazione tutta una serie di mitigazioni per l'attacco di QRL jacking. Vediamole uno a uno. Okay. Allora, innanzitutto abbiamo richiesto l'inserimento di un seriale della carta e questo è molto importante perché va a diminuire quella che è la superficie d'attacco, perché senza un identificativo univoco dell'utente, un attaccante può generare un QR code e spammarlo in modo massivo a tutti. Il primo che scannerizza il QR code cade nell'attacco. In questo modo, invece, il QR code generato verrà legato al singolo utente e quindi l'attacco per essere effettuato deve essere specifico per il singolo utente. Abbiamo scelto di chiedere con un identificativo univoco il seriale perché è qualcosa che comunque l'utente in quel momento possiede perché ha in mano la carta per poi fare l'autenticazione. Il tutto poi ha una validità temporale, quindi l'attacco per essere effettuato deve stare entro 5 minuti. Per una questione di evitare possibili appunto mail di phishing, cerchiamo di istruire anche l'utente tramite un warning nell'utilizzare l'applicazione CD solo su siti del ministero, quindi la scansione del QR code fatta solo su siti ufficiali. L'ultimo step che abbiamo aggiunto è stato quello dell'inserimento dell'OTP. Questo è stato fatto per evitare che una scansione di un QR code facesse in automatico, finalizzare l'autenticazione. Perché? Perché la scansione di un QR code non viene ancora percepita come qualcosa legata che può portare dei problemi di sicurezza. Okay. Mentre gli utenti vengono sempre di più istruiti sul fatto di non condividere le password o i propri codici. Quindi diciamo che questo può essere un modo per per un utente di fare detection di un attacco. Okay. Infine richiediamo i dettagli dell'operazione nell'inserimento del PIN. Questo c'era anche nel contesto desktop e Total Mobile. Questo nel caso del login non aggiunge troppo, nel senso che il messaggio sarà uguale a quello dell'attaccante, quindi il fatto che si vuole accedere a un certo servizio. Nel caso invece di operazioni dispositive, questa mitigazione ha molto più impatto perché se ad esempio io sto facendo un bonifico a una certa persona di un certo importo, se il beneficiario o l'importo cambiano, me ne posso accorgere
e di nuovo posso bloccare l'attacco. Ok, quindi abbiamo visto quella che è stata la progettazione della soluzione ibrida, adesso vediamo come siamo andati ad analizzarne la sicurezza e il rischio. E quindi quello che va in input a questa seconda fase è appunto il modello della progettazione che abbiamo appena effettuato. Ok, parliamo sia di sicurezza che di rischio, perché a nostro parere sono ugualmente importanti, in quanto l'analisi di sicurezza, quello che ci permette di fare è di andare a capire quali attaccanti hanno successo. Nel caso di un'autenticazione, un attaccante ha successo se riesce a loggarsi con un altro utente. E per farlo, come vedremo, bisognerà definire quello che è il threat model, quindi l'insieme di attaccanti che consideriamo nell'analisi con le relative capacità. Ma una volta che abbiamo la lista di attaccanti, diciamo che è fondamentale complementarlo anche con un'analisi del rischio, perché in questo modo possiamo andare a capire con quale priorità è il caso di aggiungere o possibili mitigazioni. Ok, se effettivamente un attaccante è pericoloso per il nostro sistema. Vediamo più in dettaglio quella che è stata l'analisi della sicurezza. Allora, anche qui siamo andati a considerare due diversi livelli. Parliamo di analisi combinatoria, quando andiamo a cercare gli attaccanti che possono esplicitamente compromettere un fattore di autenticazione. Allora, cosa vuol dire compromettere un fattore di autenticazione? Quando un attaccante, ad esempio, se parliamo di password, conosce la password, quindi in quel caso ha esplicitamente compromesso la password. Oppure per un fattore di possesso, ad esempio, se riesce a rubarlo, quindi è in possesso dell'attaccante. E quindi questi tipi di attaccanti e gli attacchi li indichiamo come espliciti. Un'altra invece tipologia di analisi a complemento di quella combinatoria che abbiamo effettuato si basa su metodi più formali. Questa è computazionalmente più complessa e più onerosa, e quindi la facciamo in seguito all'analisi combinatoria, perché dall'analisi combinatoria già riusciamo a eliminare tutta una serie di combinazioni di attaccanti poi da analizzare in analisi successiva. E questa analisi va a complemento perché ci riesce, tramite questa analisi, insomma, riusciamo a individuare quelli che in contrapposizione abbiamo chiamato attacchi impliciti, quindi quelli che riescono a compromettere il protocollo di autenticazione senza la necessità di riuscire a compromettere esplicitamente tutti i fattori di autenticazione. Vediamo nel caso dello scenario implicito sia l'analisi combinatoria che poi quella formale. Allora, abbiamo detto che in analisi combinatoria in questa analisi vogliamo andare a vedere quali attaccanti riescono a compromettere tutti i fattori coinvolti in un flusso di autenticazione. Nel caso della CIE, dato che si parla di un multi-factor cryptographic device, avremo che i fattori sono da un lato il device hardware, quindi la CIE, e dall'altro il secondo fattore di autenticazione, quindi il PIN. Quindi si parla di un fattore di possesso, la carta stessa, e di un fattore di conoscenza, il PIN. Quindi questi sono i due fattori di autenticazione che dovremo proteggere e controllare se vengono compromessi. Compromessi da chi? Dagli attaccanti, quindi appunto successivamente bisogna definire il proprio threat model e capire le capacità. Per quanto riguarda la lista degli attaccanti considerati, ci siamo ispirati a NIST e abbiamo considerato un insieme di attaccanti di prossimità, come può essere uno shoulder surfer che può vedere i dati inseriti da un utente, a social engineering in grado di ingannare gli utenti, a attaccanti di tipo malware, come può essere un eavesdropping o una malicious app, e anche poi attaccanti fisici, come può essere un ladro che ruba fisicamente la carta. E quindi una volta individuato il set di attaccanti, abbiamo visto quale di questi attaccanti riesce a compromettere i fattori di autenticazione coinvolti in questo protocollo. Come possiamo vedere, in questo caso solo il man in the mobile riesce a compromettere
entrambi i fattori. Ora, non ci basta vedere il singolo attaccante, vogliamo anche vedere possibili combinazioni di attaccanti. Però potete osservare come se il Man in the Mobile da solo riesce a compromettere entrambi i fattori, ci riuscirà anche la combinazione Social Engineer e Man in the Mobile. Allora, per evitare di enumerare anche queste combinazioni che non aggiungono molto all'analisi, andiamo a considerare solo gli insiemi minimi, tali che viene violata la proprietà. E quindi quella che definiamo come problema di sicurezza per l'analisi combinatoria è, dato un certo threat model, andare a trovare tutti gli insiemi minimi, se ce ne sono, tali che la proprietà viene violata. Nel caso dello scenario ibrido abbiamo individuato 5 attaccanti espliciti. Abbiamo detto il Man in the Mobile da solo, le altre combinazioni sono invece combinazioni di ladri di carta più attaccanti che sono in grado di compromettere il PIN. A complemento di questa analisi abbiamo poi eseguito quella formale. In particolare abbiamo utilizzato un linguaggio di specifica chiamato ASLAN++ che permette di tradurre e modellare il flusso di messaggi in questo linguaggio, andando a dettagliare per ogni entità tutti i messaggi scambiati, le proprietà dei canali e la proprietà di sicurezza. Insieme a questo abbiamo anche modellato tutti gli attaccanti del nostro threat model con questo linguaggio e quindi poi abbiamo dato un input, queste informazioni, a un SMT solver, in questo caso SatMC, che va a analizzare il protocollo e vedere se la proprietà viene violata nonostante la presenza di un attaccante con certe capacità. Se viene ritrovato un attacco, ci ritorna anche la traccia di attacco. Con questa analisi siamo riusciti a individuare altri due attaccanti, che sono Social Engineer e Man in the Browser, che rappresentano, diciamo, un'istanza particolare del query hijacking che abbiamo raccontato prima. Ok, abbiamo detto che però capire quali sono gli attaccanti che hanno successo non è sufficiente, ma vogliamo anche vederne il rischio. E come abbiamo fatto? Noi abbiamo adottato una metodologia basata su rischio OWASP e quindi per quelli che sono la likelihood e l'impatto abbiamo definito una serie di fattori e per questi fattori per ogni attaccante gli abbiamo dato un punteggio da 0 a 9 e abbiamo poi calcolato la media, mappato rispetto alla label, basso, medio e alto e poi tramite la matrice OWASP abbiamo visto qual è il rischio complessivo. Questo l'abbiamo fatto per tutti gli attaccanti che abbiamo individuato, che hanno successo per il protocollo, e possiamo vedere come per la maggior parte il rischio è medio-basso. In tutto questo però non abbiamo ancora parlato del ruolo delle mitigazioni, cioè abbiamo detto che abbiamo introdotto tutta una serie di mitigazioni per andare a mitigare l'SQL hijacking, ma che ruolo hanno quindi a livello formale? Le mitigazioni ci permettono di o limitare le capacità di un attaccante, quindi prima aveva la possibilità di compromettere un fattore, adesso non riesce più, oppure può andare a diminuire quella che è la probabilità e l'impatto. Ad esempio abbiamo rifatto l'analisi del rischio togliendo le mitigazioni che abbiamo presentato prima e vediamo come gli attaccanti legati al social engineer e peggiorano di molto, quindi arrivare ad esempio fino a un rischio critico. Quindi per concludere il seminario di oggi abbiamo visto che cos'è la CIE, i due scenari di utilizzo principali, quindi l'utilizzo per l'identificazione fisica da un lato e l'autenticazione online dall'altro, ma la CIE può essere utilizzata anche in diversi altri contesti, come può essere l'onboarding oppure la firma di contratti o altri scenari innovativi come può essere abilitare il pool printing o la timbratura. Questi due esempi li abbiamo anche sperimentati all'interno di FBK. Oltre quindi a applicazioni diverse della CIE,
E quello che stiamo facendo col poligrafico di Zeta dello Stato è anche inquadrare il ruolo della CIE in quello che è l'European Digital Identity Wallet. A giugno dell'anno scorso l'Unione Europea è uscita con questa volontà, quindi quella di andare a definire un wallet per ogni cittadino per gestire la propria identità digitale. E quindi in questo contesto stiamo studiando ora anche diverse tecnologie per abilitare questa tecnologia, dalle verifiable credentials alla self-sovereign identity, ma anche applicazioni come può essere la digitalizzazione dei documenti, quindi anche applicazioni non solo digitali ma anche fisiche, quindi digitalizzare il passaporto, la patente, per cambiare quelli che sono i controlli attualmente effettuati per queste tecnologie. Poi abbiamo anche visto un'applicazione della nostra metodologia, questa è una metodologia in crescita, la stiamo utilizzando in diversi scenari, cercando sempre di raffinarla, e quello che ci piacerebbe ottenere, quindi stiamo puntando adesso su questo aspetto, è quello di automatizzare il più possibile un'analisi di sicurezza del rischio in modo da poter fare poi una WTIF analisi, quindi andare a specificare un set di mitigazioni e vedere come questo insieme di mitigazioni influenza la sicurezza e il rischio della soluzione. E vi ho lasciato alcuni link sulla CIE, e in particolare potete trovare il link alle specifiche tecniche se siete interessati a vedere più in dettaglio standard IAS e CC e anche quello per estrarre dati personali, e anche il link ai nostri lavori sulla metodologia che vi ho presentato. Direi che questo conclude il seminario, rimango a disposizione per domande.